Benvenuti nel mio canale. Cosa succederà nel nuovo episodio di My Name is Farah? Prima di passare al nostro video, lasciamo che Tahir non muoia e riuniamoci con Farah nel nuovo episodio. Per coloro che dicono che l'amore tra Farah e Tahir non dovrebbe essere lasciato incompiuto e che le azioni di Behnam non dovrebbero rimanere impunite, non dimenticate di mettere mi piace al nostro video. Mostriamo insieme i nostri numeri, amici. Cosa accadrà nel nuovo episodio della serie? Tahir morirà, Farah capirà che Behnam ha fatto questo a Tahir. Tahir rinuncerà a Farah dopo quello che ha fatto Behnam. Farah ha capito che Behnam non li lascerà soli finché vivrà Tahir. Farah potrà andare a Tahir. Ho preparato tutto ciò che ti stai chiedendo in questo video. Ami, guarda il video fino alla fine e se ti piace iscriviti al mio canale e attiva la campanella delle notifiche. Ricordati di accenderlo. Con il rilascio di Tahir dalla prigione, Behnam si rese conto di essere in grave pericolo. Per Behnam, Farah è una completa ossessione. Cerca di tenere Farah con sé usando suo figlio come scusa. Sebbene Tahir non creda alle parole di Farah, dice che Kerim sa è felice e sa che anche Farah è una madre che si sacrifica per la felicità di suo figlio. Per questo motivo Behnam ha deciso di allontanarsi da Farah e Kerim affinché potessero diventare una famiglia. Behnam vedeva ancora un pericolo nell'esistenza dell'avido cane Tahir. Per questo ha spinto Tahir giù dal cantiere. Behnam voleva che Tahir morisse. Perché sa benissimo che l'amore di Farah per Tahir continuerà finché Tahir vivrà. Merkan odia Behnam perché ha causato l'omicidio del suo amante. Segue Behnam perché si rende conto che Tahir lo sta cercando. Raccoglie Tahir da dove è caduto e lo porta subito in ospedale. Questa notizia in qualche modo raggiunge Farah. Farah pensa che Behnam e Tahir siano morti. Eman vorrà andare a Tahir. Ma Behnam non lo permetterà. Behnam impazzirà quando Farah dirà che devo stare con Tahir. Dirà a Farah che questa è casa tua. Ma Farah risponderà, questa è la tomba per me. Dopo queste parole, Behnam capirà che Farah non sarà mai di Behnam. Ma questo lo renderà ancora più pericoloso. Ordinerà di uccidere Tahir in ospedale. Gli uomini di Tahir lo terranno sotto stretta protezione. Anche Merkan non lascerà solo Tahir. Poiché Merkan aiuta Tahir, Behnam diventerà anche un nemico per Merkan e suo padre. Allora, cosa ne pensi della serie? Puoi scriverlo nella sezione commenti qui sotto. Se vuoi essere informato sulle nostre nuove analisi della serie, iscriviti al nostro canale. Puoi attivare la campanella delle notifiche. A presto, arrivederci!